È davvero un sogno! Vi diamo il benvenuto nella nuova Casa delle Trote! Ciao a tutti! E lei Sofì! Benvenuti! Perché parliamo piano? Siamo a casa mia e io vorrei tanto ritornare nella mia stanza a bloccare. Perché ovviamente io ci posso stare, Serena, poi attivisi i lenti. Chiaramente io dormo per ora nella mia stanza. Il problema è che non posso bloccare. Mi ha detto che se mi vede con la videocamera nella sua stanza me la fa volare. E non è assolutamente possibile. Sapete quanto costa questa videocamera, no? Quindi io credo che al momento lei non sia a casa. Penso che sia uscita con le sue amiche. Quindi volevo entrare dentro la mia stanza per bloccare un'ultima volta. Non c'è! No, stai calma! Stai ferma, aspetta! Aspetta! Calma, un pochettino di ordine! Rilassiamoci! Sono calma! Siamo in partita! Andiamo senza fare rumore! Per chi non sapesse cosa è successo con Serena, l'altro giorno, come avrete visto dal daily vlog, ci ha cacciati di casa perché ha detto che non possiamo più fare casino in casa, perché adesso lei ha le vacanze estive e quindi vuole la stanza tutta per sé. Vuole invitare le sue amiche, vuole fare pigiama party. A me non me ne importa un fico se qui volevo bloccare. E oggi entrerò. Serena non me ne frega niente. Piano. Secondo voi Serena è dentro o no? Rispondete adesso. Se è dentro ci fa volare. Mettete pausa al video e scrivete se secondo voi Serena c'è o non c'è. Pronti? Non c'è! La nostra vita, benvenuti nella nostra stanza. Probabilmente uno degli ultimi vlog qui dentro. Che bello, tocco tutto nel vlog. Guardate, tocco il libro, il fantalibro di me contro te. Spacco tutto. Oh cavolo. Poi ci sono le nostre figurine, tocco tutto. Tocco le cose di Serena, gli smalti, i profumi. Guardate, lo metto pure nel vlog. Tocco il puff. Tocco il letto di Serena. Ma ha cancellato la scritta Killer Ray e ha scritto Serena no vlog. Avete capito la signorina? Per chi non lo sapesse, ieri abbiamo chiesto a Manager Gigi di trovarci una nuova casa, aiutarci, perché noi non abbiamo idea di dove andare a fare i nostri video. Così lui oggi ci ha detto che ci dava la soluzione, che ci faceva trovare casa, che diceva dove andare. Passami il telefono, assistente. Io non sono assistente. Perché vuoi il telefono? Io non abito al mare, non lo so spiegare. Tieni il telefono. Thank you. Videochiama. Risponderà? Avrà trovato la soluzione? Manager Gigi. Ciao. Allo? Aspetta che devo posizionare il telefono lontano, giusto? Si sente male. Ciao Manager Gigi. Aspetta. No! Aspetta che sei bloccato! Sì. Come stai? Buongiorno! Oh, aspetta, che cavolo è successo? Allora, Manager Gigi, hai trovato la nostra casa, la nostra soluzione. Dove dobbiamo andare? Che dobbiamo fare? Siete pronti? Rullo sì. Di tamburi? Vai! Sono riuscito a trovarmi casa. Ma che stai dicendo? Veramente? Siamo stati fortunati, eh. È un carissimo amico che sta lavorando in America quest'estate e quindi vi può lasciare casa per tutta l'estate. Ma è bellissimo! Ma non sarà mica una baracca? No, anzi, vi stupirà. Ok, ma dove si trova? Dove dobbiamo andare? Allora, io vi dico più o meno, cioè vi dico la via, che poi non è la via. Si chiama Contrada Gattini. Ma c'è il nome bellissimo! Numero? Zero? Ma lui esisterà? Non so se fidarmi tanto. Ci stai prendendo in giro? È uno scherzo? Video epico finito male? Un troll è me contro te? Assolutamente. Ok. È tutto vero, anzi siamo stati super fortunati. Ok, va bene, allora ti salutiamo, andiamo a controllare. Ok, mandatemi le foto. Va bene. Certo, grazie mille. Va bene, grazie mille. Incredibile, forse abbiamo la nuova Trote House, la nuova stanza delle trote. Ma sarà
Bellissimo! Lui, aspetta. Qui qualcosa non mi convince. Manager Gigi è sempre stato molto bravo con noi, sempre gentile, sorridente. Ma forse è proprio questo il punto. Io non avevo mai dubitato di lui. Se non quando un giorno disse: sapete, sono stato contattato dal signor S. Da quel giorno, non ti nego, che ciò che pensavo di lui è cambiato. Infatti, io... anche se lui dice di no, credo che lui stia diventando amico del signoressa. E questo fatto che la contrada Gattini numero 0, la casa si trova lì, contrada Gattini numero 0, non mi convince tanto lui, ma pensaci, tu hai mai sentito una casa che si trova al numero 0? No, però se non andiamo a controllare non lo sapremo mai. Non so, ci sono molti punti interrogativi, però diciamo non possiamo dare spazio a questi punti interrogativi perché in fondo se non andiamo a controllare in questa casa non abbiamo dove vloggare, anche perché da un momento all'altro potrebbe arrivare Serena. Oh cavolo, Serena, se adesso ci trovate qui che andiamo vloggando. Aiuto! Ci cacciarebbe di casa! Ok, allora, Dendrote, ha iniziato una nuova avventura. Siamo pronti per andare a scoprire cosa ci aspetta? Sono super curioso, super emozionato. Andiamo! Lui, come volevasi dimostrare, qui non c'è nessuna contrada Gattini. Contrada Gattini, siamo arrivati! Contrada Gattini, ma c'è il nome bellissimo, i Gattini, Sono pazzo. Già, è completamente pazzo andato, ragazzi. Non troveremo mai questo posto. Secondo me è tutto un mega troll, uno scherzo di Gigi. Manager Gigi. Allora, lui, qui su Google Map forse ho trovato una contrada Gattini. Sì, Gattini. Devi andare dritto per altri 2 chilometri e poi devi girare a destra, poi alla rotonda a sinistra e prendere la terza uscita. Lei come? Sì, ti ho spiegato, ti ho dato le indicazioni. La stradella dovrebbe essere questa, solo che sta finendo. Esatto, appunto perché sta finendo. Visto che è il numero 0, allora vuol dire che è la prima casa. Non ci avevo pensato, sei molto astuta, Watson. Lo so. Ecco qual è il numero 1 e questo è il numero 0. Siamo arrivati? Sì, proprio così. Ma pensi veramente che la casa sia questa? Sì, penso proprio di sì. Ok, scendiamo a vedere. Vedi lui? Il cancello è aperto. È questa. Questa è la casa di cui ci parlava Manager Gigi. Oh cavolo, è bellissima, Sophie, sono super emozionato, è troppo bella. Team Trote è davvero un sogno. Vi diamo il benvenuto nella nuova casa delle Trote. È meravigliosa, qui realizzeremo un sacco di avventure estive fuori di testa. Guardate, c'è il prato per Ray. Vi rendete conto Ray qui come giocherà? Si potrà tuffare tra queste piante. Serena, quasi quasi grazie che non vuoi che vlogghiamo nella mia stanza. Perché sicuramente nella nostra stanza non c'è il prato, mentre qui c'è. Sicuramente sarà un valore aggiunto alle nostre avventure. Non so davvero che dire, cioè è troppo bella. Allora, è già bellissima così, ma ovviamente noi ancora dobbiamo personalizzarla con tutto ciò che ci riguarda. Quindi dobbiamo renderla una vera casa delle Trote. Deve essere super piena di colori, super sfavillante, ma già è bellissima. Ma vi rendete conto o vi immaginate quante avventure potremmo vivere in questo posto? Guardate quanto è grande, continua anche di lì. Wow. No vabbè, cioè questa è la casa di cui si entra. Wow, ci sono un sacco di alberi, una lumachina. Wow, bellissima. Ma siete emozionati anche voi, perché questa è la nuova casa delle Trote. Passeremo qui un'intera estate grazie a Manager Gigi. Chi lo sa, magari Manager Gigi qualche giorno ci verrà a trovare. Manager Gigi, mi raccomando, sei il benvenuto. Wow, guardate qui, è immensa. Qui c'è un altro prato per Ray. Ray farà la pipì ovunque. Già, la penso anch'io così. È meravigliosa, vieni qua carciofena. 3, 2, 1. Vi rendete conto di quante avventure staremo per vivere? Ovviamente la... mi ha fatto malissimo. Ovviamente la scopriremo tutta piano piano. Magari presto faremo anche il tour della casa nuova. Vi faremo vedere ogni singola stanza, anche perché noi ancora non l'abbiamo vista dentro. Ciò che ci interessava di più è il fuori, perché è qui che avranno luogo le nostre più pazze avventure. Ciò che ci interessava di più veramente era trovarla. Finalmente abbiamo un posto dove poter vloggare, dove poter fare i nostri video. Serena, sono sicura, Serena, che ti verrà molta invidia. E anche tu vorrai venire qui a vloggare con noi. Ma comunque, Team Trote, dell'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del Team Trote. Clicca il video di sapere come che sembra l'avventura. Ieri ci vediamo domani con la prossima avventura. Ciao. E dimmi che ci sei.
sono piccolini, ma non lo sanno. E sfidano così. Senza per... Oh cavolo, ma cos'è quello? Quel gatto è super inquietante. Ray passerà le intere giornate da abbaiargli.